Benvenuti alla trasmissione Il Punto, come sempre siamo pronti per approfondire temi di attualità amministrativi, politici, insieme agli ospiti, consiglieri regionali. Allora vado a salutare Andrea Liberati, capogruppo del Movimento 5 Stelle, benvenuto, Salve. e benvenuto a Silvano Rometti, capogruppo dei socialisti e riformisti. Allora cominciamo eh, come, come un tema, ecco. diamo un titolo, no? dall'emergenza alla ricostruzione. Quale modello applicare? Qui adesso entriamo nello svolgimento. Rometti. Quale modello? Diciamo, innanzitutto l'Umbria può eh, mettere a disposizione una esperienza. Perché purtroppo abbiamo avuto nel, negli ultimi 40 anni neanche, abbiamo avuto tre terremoti importanti, l'ultimo forse il più grave soprattutto per estensione, fortunatamente non per vittime perché non ci sono state, questo forse è anche frutto del lavoro fatto negli anni, negli anni precedenti. Eh, questa volta c'è una particolarità che mentre nelle altre occasioni la Regione in qualche modo si giocava da solo le modalità perché il Presidente della Regione veniva nominato anche Commissario straordinario per il terremoto, e quindi le regole venivano definite a livello regionale. Abbiamo una situazione in cui questo terremoto, che ha coinvolto quattro regioni, anche se in modo diverso: l'Abruzzo sicuramente in modo marginale, e invece noi purtroppo in modo molto consistente, c'è una guida centralizzata per queste quattro regioni, il commissario Errani. Ci sono norme che vengono fatte a livello nazionale. Quindi noi ci dobbiamo inserire in questo filone di regole che vengono definite a livello nazionale. Quindi, questa è la parte diciamo, come dire, con la quale bisogna fare i conti, e peraltro insomma, il Rani devo dire, che è, una persona che è un amministratore esperto, ha dato buona prova di sé in tutti i ruoli che ha avuto. E, quale modello? Dobbiamo tener conto del fatto che la popolazione, l'abbiamo constatato, non vuole abbandonare quei luoghi. Quindi, la modalità sicuramente più confortevole per certi versi, più facile anche da gestire di. Far sì che queste persone nella prima emergenza vengano accolte fuori dalla loro realtà, in alberghi, eccetera, funziona parzialmente. E quindi è chiaro che la prima accoglienza va fatta con la trafila, è quella che è stata sperimentata in altre occasioni. Con delle tende, deve essere il più breve possibile, subito dopo dei moduli abitativi, container o mm, poi casette. casette Prefabbricate di legno e poi iniziare la vera ricostruzione dove secondo me qualche riflessione in più rispetto al passato. Ci torniamo la tra poco. O, chiaramente per eh, motivi di tempo non ho fatto alcuna introduzione. Ma chiaramente parliamo del terremoto che ha colpito la Valnerina eh, poco più di una settimana fa. Insomma, per cui eh, siamo proprio in un'attualità dove ci sono molte proposte, ci sono molte riflessioni. Ci sono anche criticità, insomma, da risolvere quanto prima. Liberati ma allora io ehm, che naturalmente ho avuto occasione sin dal 24 agosto di tornare a Norcia e nelle, nei comuni limitrofi tante volte. Reputo del tutto fallimentare anzitutto quello che si sta facendo sull'emergenza, perché a dispetto della buona volontà della posizione civile regionale, peraltro andava coinvolta sin da subito la posizione civile nazionale. Ci sono una serie di circostanze che impongono eh, una iniziativa ben diversa rispetto a quanto si sta facendo sinora. Eh, L'iniziativa è innanzitutto mettere persone, intendo dire mancano i volontari, mancano le risorse umane, eh, manca un'organizzazione, perché chi purtroppo ha avuto l'avventura eh, di eh, subire questi eventi ci racconta di tutto e poi noi l'abbiamo visto anche come dire, eh, con i nostri occhi anche ieri. E, e c'è un, un, un tema di questo genere. Innanzitutto, si stanno allontanando le persone non tanto perché si vuole assicurare eh, una sistemazione favorevole, confortevole, no, non c'è solo questo. C'è il fatto che quelle persone rappresentano un problema per il futuro. Nel senso che meno ce ne stanno, ovviamente più è facile, secondo alcuni, sistemare la situazione. E no, non è questo il modo, eh. Non è questo il modo. E Norcia, che ha radici fortissime, culturali e di altro genere, ovviamente si sta ribellando. Poi va fatta un'analisi anche su come è stato costruito negli ultimi anni, perché nonostante ci fosse la microzonazione sismica da parte della regione, anche recentemente hanno costruito villetta schiera sulle faglie, sulle faglie attive note, e questo è un altro elemento. Poi c'è tutta la questione di come la gente è abbandonata, perché al di là di coloro che sono stati allontanati, ehm, noi potevamo, anzitutto, io lo ripeto perché sin dagli esordi di questo dramma è venuto fuori, portare le case lì, le casette lì, senza far attendere mesi e mesi fino all'estate le nuove casette di legno, facendo fare affari ai soliti, perché questo è il vero punto. Si continua a speculare sulla pelle della gente. Allora, c'erano 700 casette di legno, è venuto fuori che a Foligno le stanno addirittura eh, demolendo, alcune. E, mh, ci vogliono 7 mesi per portare le casette di legno, ma queste, ma queste panzane, queste menzogne, a chi le raccontano? I container non sono arrivati. Nel 79, basta un po' di memoria storica, basta andare a vedere, le tende dopo due giorni, e i container entro un mese sono arrivati, nel breve volgere di qualche settimana. Allora che cosa si sta facendo? La situazione è completamente sfuggita di mano, la disorganizzazione regna sovrana e devo dire che piange il cuore per chi come noi eh, ovviamente sta in politica assistere passivamente a questa situazione perché noi non possiamo ovviamente se non criticare eh, levare parola no? perché sennò no, saremmo tacciati di strumentalizzare questa situazione e invece la situazione è molto grave e purtroppo credo che i norcini si faranno ancora sentire come è legittimo che facciano per eh, non soltanto alzare la voce eh, così, no, per raccontare quella che è la situazione. È una situazione difficilissima. Rometti, su queste riflessioni di eh, liberati... Cioè... Io, io penso questo, è legittimo, per il Movimento 5 Stelle ha un ruolo di opposizione, quindi è evidente che insomma, svolge, però io credo che buttarla in polemica politica su questo argomento sbagliato, io mi rendo conto che c'è stato un problema oggettivo. Noi abbiamo avuto il primo terremoto del 24 agosto, dove sembrava. Dove, insomma, quello di Amatrice, quello di Amatrice dove l'Umbria in qualche modo aveva avuto un. No, esatto. toccata, ma, ma, ma non, non in modo. Vero. E, e quindi pensavamo che insomma, da lì si andasse verso un percorso, un po' di, 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 di sistemare, di, di fare quello che era necessario dopo un evento di quel genere. Purtroppo la scossa di una settimana fa, parliamo oggi di 7-8 giorni fa, insomma, parliamo di una situazione recentissima, il eh, più grande terremoto che c'è stato negli ultimi 40 anni nella ci nostra regione, tudo, sì. Sì, eh, ha, fatto, ha, volta, ha messo di fronte tutti a una situazione molto più grave, molto più eh, drammatica. Quindi capito. ci può essere qualche. Io, però a me risulta, io anch'io ho, ho, ho visto, conosco persone, insomma, ho parlato e credo che ci sia la consapevolezza della enormità del problema che abbiamo di fronte, qualcosa che può non essere chiaramente ancora però io ah, liberati toccava però un punto diverso, ha toccato nella, casette nella, no, al di là delle casette eh, delle costruzioni diceva, sono state costruite su faglie attive, sono state costruite delle abitazioni allora lei era assessore all'urbanistica, no, nella, precedente legislatura, quindi questo è un tema comunque che a diventa meno, interessante. A me, no? a me eh, diciamo innanzitutto eh, la regione sull'urbanistica fa delle norme certo, generali, alcuni, poi certo, i, certo. I, i, i attori veri per quel che riguarda la programmazione del territorio le Zone sismicamente attive è chiaro che vengono escluse da qualsiasi forma di edificazione e comunque bisogna fare le, le case. Lei, liberatrice così non è stato ovviamente. Io, questo non Io, questa non, è la prima volta allora, che sento questo. Allora, cosa. Eh, noi l'abbiamo scritto sin dal 24 agosto perché lo sapevamo, nel senso che eh, ce l'hanno comunicato e noi lo abbiamo verificato ed è vero. Basti pensare alla scuola Battaglia che sta sopra la faglia eh, e che ha avuto una palestra, un ulteriore ampliamento, la palestra. Totalmente inagibile adesso, eh, proprio negli anni 2000, sono e le villette a Schier. scusa Andrea, liberati Sono conosciute. Se i terremoti non si possono prevedere, vuol dire no, che no, non scusami. si può prevedere dove no, ci sono. No, sarà. geologicamente si può prevedere dice, Geologicamente si sa dove ci sono le faglie. Geologicamente si sa dove sono le faglie. A Norcia si conosceva, tanto che la regione stessa, eh, nella sua microzonazione, le ha riconosciute. Poi c'è un problema. Probabilmente le istituzioni non si parlano, il comune non l'ha preso in considerazione, la regione non l'ha comunicato sufficientemente e adesso questa è la situazione. E non è ovviamente soltanto in quella zona il problema, si, si ripete in giro, ma poi ne parliamo se volete. Eh, Rometti, se vuole. No, beh, insomma, io non ho, non ho sicuramente elementi di certezza per dire, però, insomma, noi abbiamo una carta sismica regionale aggiornata e c'è un servizio sismico presso la regione, ci sono studi, eh, quella è una zona sicuramente è chiaro a tutti, è una zona sismicamente molto a rischio, tutta la fascia appenninica. Diciamo quindi ora. bisogna costruire con. però penso che al di là di qualche caso, e adesso non so questo caso che riporta Liberati, ma tutti hanno potuto dire, è stato detto a livello nazionale, che noi non abbiamo avuto danni. In linea e proporzionale alla gravità di quel terremoto, perché comunque la ricostruzione e le costruzioni. Eh no, c'era cioè stata già nel 79, eh certo, no? Era stato le costruzioni stato sono state fatte con un criterio mediamente di qualità, perché altrimenti poi ci può essere. Sempre... Cioè nella complessità di una situazione di questo tipo ci può sempre essere qualche cosa che magari è sfuggita. Imperati, in un minuto, oh, fosse lei diciamo, a uh, come dire. A, a gestire questa situazione come governo, chiamerei come regione subito, eccetera. Chiamerei subito l'esercito, cosa... l'esercito in forze per mettere su le tende e richiamare eh, ovviamente i norcini e subito dopo perché i container ci sono, la protezione civile ce li ha, già ovviamente quelli vecchi, un rapido restyling. I, I container in 15 giorni stanno qui, se vogliamo. Nel 79 arrivarono con gli elicotteri perché le strade non erano fruibili, come accade oggi, perché per andare al Norcia è bene che si sappia che c'è solo una strada, non si può passare per Casucavelli, Monteneo di Spoglio, non si può passare nemmeno per la Valle del Corno. Quindi si prendono gli elicotteri, questo Stato ha la forza per fare queste operazioni, stanno nel Lazio i container e si portano qua in massa di corsa pure, perché è una questione di rispetto nei confronti di una comunità che ha dato tanto nella storia e nei tempi moderni e contemporanei. Questo è un punto. Poi per quanto riguarda la ricostruzione, c'è molto da dire. Nel 79 ebbero l'intuizione geniale di ehm, come posso dire, mettere eh, a sistema gli isolati incatenandoli. Nel 97 è stato fatto qualcosa di molto diverso che sta ovviamente emergendo. Cioè nel 97 la ricostruzione fu massimamente eh, leggera e la ricostruzione leggera porta danni, tanto che ovviamente noi ci ritroviamo pur a distanza di decine di chilometri dagli epicentri a registrare, per quanto riguarda la ricostruzione del 97, grandissimi danni. Il che significa che ogni vent'anni noi stiamo a rifare le case, allora forse sul modello bisogna fare una riflessione seria. Non si può andare avanti in questo modo con la muratura, è ovvio. No, io sono d'accordo sull'esercito, sinceramente. Penso che per fare le piazzole, per fare tutta una serie di lavori, l'esercito ha il genio civile: c'è persone che sono in grado di fare interventi anche. Quindi, se non c'è un'organizzazione che ci consente l'esercito, può, può dare una mano. Così come sono d'accordo a fare il più presto possibile, questo è evidente, per i container va bene a Terni, so che ce n'era qualcuno, ma insomma lì ne servono tanti, quindi penso che ci sia anche un problema di approvvigionamento che richiede i suoi tempi. Sulle casette, questa polemica, smontare le casette di legno, io ho sempre saputo da chi conosce il problema che le casette di legno del 97 che sono lì da vent'anni se le smontiamo praticamente non sono rimontabili perché le condizioni e il tempo determinano una situazione per cui non sarebbero riutilizzabili quindi anche questo diciamo, luogo comune che viene un po' dice, portiamo via tutte le casette del 97 che in effetti sono inutilizzate è un sistema che purtroppo a detta dei tecnici non sarebbe non sarebbe possibile. Poi è evidente che insomma, dobbiamo cercare tutti i modi di, di accelerare il più possibile perché, peraltro, avviene c'è il problema dell'inverno. Lo sappiamo già, le temperature si stanno abbassando. Anche la viabilità, credo che l'ANAS e la provincia debbono garantire un'operatività straordinaria in questo periodo perché se non si arriva. Anche ieri, sentivo ieri mattina. Un commerciante, coloro che operano, gli operatori economici che ancora sono fortunatamente nelle condizioni di operare, è ovvio che anche mantenere in vita un sistema economico, se non, se, se, se non riesci ad arrivare nel territorio, diventa complicato. Quindi insomma i, i, i problemi sono tanti, ce ne Ma rendiamo è, conto. È un argomento questo che richiederebbe sicuramente più di due ore. Ecco, siccome mh, toccheremo un altro argomento in questo in questo incontro di, di, di oggi in un minuto, ecco un minuto per uno eh, come possiamo chiudere eh, chiudere eh, beh, così diciamo per questa trasmissione ma chiudere un argomento di così difficile diciamo organizzazione, non è semplice farlo in un minuto, io vi chiedo però di, di, di riuscirci, liberati no, bisogna avere l'umiltà di chiedere aiuto, ripeto a Norcia manca tutto e noi stiamo cercando di fare da due mesi sì. Tutto da soli, devo dire anche nascondendo quello che era il dramma sin dagli esordi di questa brutta storia: nel senso che già c'erano il 40% di casi inagibili nel centro storico di Norcia, forse anche più dopo il 24 agosto. Lo stesso vale per tante altre comunità dell'Umbria, perché qui abbiamo danni enormi, ovviamente dopo il 30 ottobre, anche tra Foligno e Spoleto. Quindi riconoscere che c'è un problema, riconoscere che l'immagine non può fare premio sulla tutela della vita umana e anche sulla tutela della vita dei turisti. Quindi parliamoci chiaramente, eh, abbiamo bisogno di aiuto, l'aiuto deve venire dal nazionale, deve essere concreto, efficace, immediato. Prometti? Io penso che l'aiuto, insomma, visto la protezione civile nazionale sempre sui luoghi, quindi che non abbiamo chiesto aiuto mi sembra una problemica fuori luogo. Quello che bisogna fare è immediatamente avviare i sopraluoghi. Perché, come abbiamo visto in altri terremoti, quando si fanno i sopraloghi sull'agibilità delle abitazioni, vediamo che una buona parte di queste abitazioni magari sono agibili. La gente è uscita un po' perché è preoccupata di eventuali lesioni, un po' anche perché ci sono le scosse in corso. Questo ci consente di. Ridimensionare forse anche il numero delle persone da raccogliere, quindi immediatamente avviare i sopraluoghi ma anche questa è un'operazione enorme, perché parliamo già di 80.000 segnalazioni di sopraluogo in Umbria. Ecco, per questo sicuramente serve aiuto, bisogna creare un'organizzazione adeguata, quindi prima accoglienza e avviare subito le, i sopraluoghi nel, nel patrimonio edilizio per vedere se le lesioni sono tali da rendere inagibili le abitazioni oppure poter cominciare a. Innanzitutto ricollocare un po' di queste persone e quindi avviare il percorso della ricostruzione. Allora, parliamo, se siete d'accordo, di ambiente. Tematiche conosciute bene sia da Silvano Rometti, è stato assessore all'ambiente nella passata legislatura, che da Andrea Liberati. Sono molte le sue interrogazioni legate soprattutto alla situazione della Concaternana. Come possiamo definire la situazione in Umbria oggi? Si è parlato nelle ultime settimane di amianto, si parla eh, dell'aria che si respira, di ambiente a 360 gradi. Rometti, come ha lasciato lei la situazione, diciamo un anno e mezzo fa, diversa da oggi? Ma innanzitutto bisogna. Eh... Cioè, noi non possiamo da un lato dire che l'Umbria è attrattiva perché il suo territorio, il suo paesaggio, la sua qualità ambientale complessiva detta, ci sono sondaggi DOXA, sondaggi di istituti esterni a noi che dicono cosa apprezzate di più dell'Umbria, se l'ambiente non è il primo è il secondo, insomma siamo quindi ecco. Noi dobbiamo sempre collocare le nostre valutazioni su questa dimensione, perché altrimenti, perché altrimenti sembra che l'Umbria diventa la terra dei fuochi o diventa il luogo dove non si respira. cioè Questo non esiste, è una realtà che non esiste e nessuno peraltro la vive così. Detto questo, naturalmente alcuni problemi in giro per l'Umbria ci sono, il problema della qualità dell'aria nella concaternana. Io, la mia professione era di un tecnico su si occupava di ambiente. Negli anni Ottanta, quando feci il corso universitario per questa professione che poi ho fatto, fino a quando ho avuto il ruolo che ho avuto, e a Terni c'era un laboratorio, l'allora laboratorio di igiene profilassi, che era l'organizzazione di allora, a Perugia si occupava di acqua, a Terni si occupava di aria, perché, perché lì evidentemente già c'era un problema, perché naturalmente se ci sono attività... Ci sono aziende nell'area urbana come la Terni, come altre, è evidente che questo crea poi dopo nel tempo è arrivato il traffico e sono arrivati altri, diciamo, altri agenti inquinanti, trasporti e quant'altro. E riscaldamento. Quindi su Terni, Andrea Liberati, che è un po' terranocentrico, naturalmente solleva giustamente le questioni che riguardano, e questo è un problema oggettivo che va, che va. però ecco, senza allarmismo, senza pensare che ci troviamo in una situazione in cui. Diciamo, sono fuori da. Liberati, le piace questo ternanocentrico che, che le ha dato Rometti? No, no, anzitutto perché mi sento cittadino del mondo e credo di esserlo stato nelle mie varie esperienze, variopinte anche eh, in giro veramente per il mondo. Poi perché da candidato presidente, devo dire, io ho avuto l'occasione di incontrare tutte le comunità dell'Umbria e credo di occuparmi con equilibrio, anche con serenità d'animo, nonostante la foga che talvolta ci connota. Delle, delle loro istanze, dei problemi esistenti. Quanto alla vicenda di Terni, c'è stato un, un asservimento pluridecennale no, da parte della politica nei confronti, eh, prima dell'azienda di Stato e poi della multinazionale tedesca ThyssenKrupp. Questo asservimento ha condotto a situazioni oggettivamente difficilissime, con la contaminazione non soltanto delle cosiddette matrici ambientali classiche, aria, suolo e, e, e acqua, ma anche la contaminazione alimentare da fenili, eccetera, le famose famigerate, in questo caso uova. E allora che succede? Succede che abbiamo tentato di raccontarla questa storia, con tutte le difficoltà del caso, perché si menava eccellenza, eccellenza presunta, sbandierata, che ovviamente non era tale. Allora, eh, noi cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di raccontarla anche in aula questa verità, perché non era stato mai fatto, perché la regione, eh, quando diciamo, il suo comparto sanitario, questi dati li aveva tenuti per sé, c'è anche lo studio Sentieri che non era emerso, lo studio Sentieri ci racconta di come ci sia purtroppo una morbilità, mortalità più elevata per quanto riguarda alcune patologie nella concaternata onarnese, rispetto alla media, rispetto alle previsioni. Quindi noi abbiamo cercato di dire questo. E credo che la situazione dell'Umbria, certamente, ehm, sia eh, talvolta, per alcuni territori, molto critica, ma non solo lì. Cioè, eh, abbiamo visto il caso della Valnestore, Nestore, eh, sappiamo in che condizioni sono, lo, lo dice l'ARPA stessa, eh, le discariche, quanta contaminazione stiamo determinando da anni, come siano i corpi idrici fluviali, quanto siano contaminati tra i primi in Italia e potrei continuare abbondantemente, allora occorre un piano straordinario da parte della regione, innanzitutto però a livello culturale riconoscendo il problema e poi quindi agendo conseguen conseguentemente. Ha eh, eh, concluso no, dicendo riconoscendo il problema e no, agendo eh, in direzione... Però lei riconoscendo poi dice la regione come ha lasciato e cosa ha fatto, innanzitutto la regione ha un piano regionale per la qualità dell'aria, dove ha previsto una serie di azioni che riguardano il traffico, ha chiesto alle aziende, attraverso l'autorizzazione integrata ambientale in Umbria, alle aziende industriali, vengono chiesti degli standard di qualità per quel che riguarda le emissioni in atmosfera più elevati di quello che prevedono le norme, quindi c'è una pianificazione, chiaramente va attuata, ha ragione, ragione Andrea Liberati, perché poi i piani non è che risolvono i problemi, però i comuni... E chi autorizza diciamo, le attività nei singoli territori della regione, soprattutto nelle aree più critiche per quel che riguarda i superamenti, ad esempio, dei limiti, che sono Perugia, Foligno, Corciano e soprattutto Terni. In queste aree la Regione ha indicato quali sono le azioni da portare avanti: eliminare il traffico pesante progressivamente nell'area urbana, e migliorare i sistemi di riscaldamento con sistemi di riscaldamento più efficienti, chiedere all'azienda il rispetto degli standard di qualità superiori a quelli che sono. Quindi c'è una serie di interventi che vanno naturalmente, naturalmente attuati e sui quali ogni soggetto è chiamato a intervenire. Posso? Sì, sì teleriscaldamento, a proposito di eh, concretezza, ci sono gli impianti di teleriscaldamento in città, a Terni in questo caso, arrivano dalla ThyssenKrupp da 10 anni, 15 anni, sta tutto fermo lì, è tutto spento. L'azienda ha una mega discarica in cui ci sono anche scorie nere, il cui contenuto di acciaio, di metallo nobile, è del 10-12%, in quella discarica c'è ci sono svariati miliardi di euro se l'azienda volesse eh, lavorare le scorie nere e quindi prendere l'acciaio e quindi ridurre anche eh, le, come dire, la materia prima da conferire nei fornifusori, eccetera. L'azienda potrebbe, questa azienda multinazionale, riqualificare i propri impianti partendo da quella discarica lì. No, invece, cosa si fa? Perché nessuno gliele impone dalla politica e va imposto da noi. Cosa si fa? Si fa un parco sopra le, le scorie, sopra, milia sopra, mi sopra miliardi, miliardi, di euro che servono alla stessa azienda. Cioè qui nessun processo è veramente guidato, eh, come dire, al di là eh, di ciò che viene teorizzato, è veramente guidato in concretezza e i problemi si accumulano. Allora, siamo in conclusione, abbiamo come vedete poco più di tre minuti, eh, chiudiamo con eh, diciamo un consuntivo, no? siamo al mese di novembre, si sta chiudendo il secondo anno, di questa decima legislatura, eh, cose da fare in modo prioritario Rometti in questi ultimi giorni del eh, 2016? Beh, purtroppo insomma, oramai certo il terremoto cambierà il programma dell'ordine diciamo, de, de, dell del giorno, de, dei lavori della settimana. È evidente è di tutto, delle, delle, le, le priorità anche dell'amministrazione regionale naturalmente, qui bisogna ridefinire un programma che era quello in buona sostanza di cercare di cogliere questa flebile per la verità situazione migliorata a livello internazionale, quindi anche un po' meno, devo dire, a livello nazionale, cercare di riportare l'Umbria attraverso una serie di azioni utilizzando soprattutto quella che è la leva migliore che hanno le regioni, la vera unica leva che hanno in mano, che è la programmazione comunitaria, ancora molta da spendere, molta da utilizzare, orientare bene nei settori che possono dare una prospettiva a questa regione e quindi questo è il lavoro che bisogna fare, quindi riprendere, utilizzare attraverso i bandi, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori la programmazione sia sul settore produttivo, agricolo e quant'altro. E, e questo naturalmente adesso va coniugato con l'esigenza di un'amministrazione regionale che dovrà essere, che sarà per forza di cose, assorbita da questo enorme problema. Teniamo conto che però il terremoto è un problema. Adesso chi l'ha detto in televisione poi è stato frainteso: però dobbiamo anche sapere che è un problema. In prospettiva, fortunatamente avendo avuto anche un terremoto che non ha creato, c'è una situazione di un flusso di risorse importanti che sicuramente arriverà nei prossimi anni in Umbria. Anche qui dobbiamo fare le cose per bene, con trasparenza, utilizzarle bene perché sono anche queste una leva per l'economia. Liberati, chiudiamo con lei. Sì, no, ci sono tre grandi eventi eh, che squasseranno questo mese. Sono internazionali, che sono nazionali, che sono ovviamente regionali. Allora, terremoto, lo sappiamo, bisogna agire per il meglio, ma facendo quello che finora non è stato fatto, appunto anche qui riconoscendo il problema e chiedendo aiuto. Dall'altra parte, eh, naturalmente, le nostre determinazioni terranno presente di quello che sarà appunto il quadro internazionale, le elezioni americane e quello nazionale, il referendum. Quindi, è un mese questo veramente importante, nel quale capiremo meglio dove va non soltanto la regione, ma il mondo. Eh, in questo senso, eh, staremo, staremo, vi, saremo vigili più di sempre e cercheremo di essere più concreti, soprattutto di sempre, rispetto ai temi, alle questioni eh, difficilissime che si stanno accumulando e che non riusciamo a minimamente a sciogliere, a disbrigare in maniera pragmatica eh, seria 10 eh, secondi per uno oh, rometti le piace la politica di oggi questo clima che si, respiri, che si respira nella no, politica attuale no, eh? lei, no. lei viene da esperienze, no. insomma io vengo eh, dalla seconda repubblica eh, perché ho iniziato nel 97 il mio percorso perché, però, devo dire, che, però non piace. devo dire che non mi piace, non mi piace perché c'è troppo eh, c'è troppa divisione, c è, c è, vediamo insomma, una situazione veramente difficile. Non le piace diciamo, il clima che si no, respira? assolutamente In generale io no, parlo no, a 360 no, gradi. Non, devo dire che non mi piace. Liberati, le piace questa politica? Ma io mi trovo in, in una situazione ovviamente di critica, ma è una critica costruttiva, no? perché è quello che poi ci chiedono i cittadini, cioè di fare un po' di fiato sul collo rispetto a chi ci amministra e che ancora per qualche tempo... Eh, sarà lì a governare eh, queste, queste situazioni che però ripeto sono assolutamente problematiche per cui generano ulteriori critiche da parte nostra e la divisione purtroppo è, è nei fatti. Grazie per essere stati con noi ad Andrea Liberati capogruppo del Movimento Beh. 5 Stelle, a Silvano Rometti capogruppo dei socialisti e riformisti e grazie a voi per averci seguito, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.